laboratorio di grafica del Cooper Union Computer Center. Grazie ad un collegamento interattivo su internet ha tenuto una lezione di circa 15 minuti anche da Cagliari, dall'aula magna del Palazzo delle Scienze. Il professor Chaykin era contemporaneamente collegato con la postazione mobile installata sul motopeschereccio Elizabeth nel porto di Cagliari, dal quale per circa un'ora è stato realizzato un collegamento interattivo audio-video con l'aula magna del Dipartimento di Fisica dell'Ateneo Cagliaritano, con il New York University e l'Internet Art Gallery di Roma. Tutti i partecipanti, tranne Internet Art Gallery, presente in qualità di osservatore, hanno avuto la possibilità non solo di ricevere, ma anche di intervenire fattivamente nell'esperimento realizzato in tempo reale in slow motion. Sono questi i nuovi passi del Wellbeing Progetto Sardegna, varato attraverso una convenzione tra l'Università di Cagliari e la New York University, con un programma triennale di sperimentazione su internet e la grande rete telematica che collega ormai 40 milioni di utenti nel mondo. L'obiettivo dichiarato è quello del raggiungimento di uno stato di salute per il genere umano, individuale e sociale, con un programma di riconciliazione universale che passa anche attraverso la comunicazione. Una prospettiva tenuta presente anche lo scorso 21 settembre al largo del porto di Cagliari, con una chiamata aperta da una nave della Marina Militare per celebrare la storica prima trasmissione di un messaggio a distanza da parte di Guglielmo Marconi. E l'esperimento nel ricordo di Marconi prosegue domenica a Sant'Antioco. La Elizabeth vi arriverà scortata da 5 barche a vela latina e dal nuovo porticciolo verrà inviato via internet il nuovo messaggio: isole minori d'Europa, collegatevi, le nuove frontiere della qualità della vita, per dimostrare che queste isole possono essere una risorsa preziosa, finora ignorata, dello sviluppo nazionale e mondiale.